Non vuoi iniziare? Possiamo iniziare Massimo oggi? Prego, possiamo iniziare? Avete domande? Buongiorno mister. Buongiorno. E chiaro se questa è stata una settimana differente, riferito sia a quello che è accaduto nei semi lunghi di Arezzo Siena, si è andata anche a cena insieme la squadra, insomma, per fare gruppo, e anche alla luce poi del fatto che sono esplose pubblicamente le tensioni a livello societario. Ecco, le chiedo se è stata una settimana differente sotto questi due aspetti. No. La cena è stata fatta perché era già in programma, non perché ci fosse un problema particolare. Del Siena non ne ho mai parlato con i giocatori, noi non abbiamo mai parlato, così la dico una volta per tutte, insomma è tutta la settimana che continuo a leggere. Io avevo detto in sala stampa che ci ha dato fastidio portare a casa un 3-3 dopo una partita del genere, per come è nato il 3-3, detto questo basta. E invece ho letto tutta la settimana, abbiamo messo in risalto record negativo, preso 3 gol in 9 minuti e oddio come si può fare, che succederà ai giocatori, che succederà all'allenatore, niente, non succede niente né ai giocatori né all'allenatore. Un giocatore di calcio dopo mezza giornata che sbollisce l'arrabbiatura del prendere 3 gol in 9 minuti, c'ha i figli, la moglie, va a cena, c'è l'allenamento, cioè è finita lì. Se no andiamo dietro a quello che non c'è, e non vorrei neanche che diventasse un modo per dire cavoli, magari perdiamo a Pontedera, abbiamo gli strascichi del Siena. No, gli strascichi del Siena non ci sono più. E detto questo, possiamo vincere o perdere a Pontedera, questo non ha alcun collegamento logico. E in Italia siamo... Se tu guardi il telegiornale, non parte mai il telegiornale che è nato un bambino, oddio che bello, parte che c'è stato un morto, una rapina, qualcosa. No, ho detto basta, io su queste cose qua staccherei un pochettino. L'abbiamo vissuta da arrabbiati, perché prendere un 3-3 così non ci piace, non ci è piaciuto. E dopo, detto questo, poi la stoppo definitivamente quella col Siena. È nato tutto da un momento in cui l'atmosfera in campo era esaltante un po' per tutti. Vi dico quello che ho provato io, che è la stessa roba che hanno provato i giocatori, sul 3-0, perché abbiamo fatto il 3-0, mi sa, il 20esimo o il 21esimo del secondo tempo. C'è stato intorno al 78esimo, dove mi girai a parlare con l'Amma, non mi ricordo per che motivo. C'era lo stadio in festa, la partita non lasciava nessun segnale che potesse prendere una cosa negativa. Ci siamo quasi sentiti, nel vedere i tifosi così, la gente così, ci siamo quasi sentiti un po' con la pelle amaranto, ma questo non lo dico da dipendente dell'Arezzo, lo dico come fossi stato io un tifoso dell'Arezzo, ero contento di vedere lo stadio gioire per una cosa così. Pensa un po' quando abbiamo fatto 3-3, basta, finisce là. È una cosa che noi sapevamo già, quindi eravamo già al corrente di quello che c'era. Alla fine parlo per staff tecnico e giocatori, noi la società la dobbiamo solo che ringraziare, perché abbiamo già preso lo stipendio di dicembre e fra un po' prendiamo quello di gennaio, quindi da quel punto di vista problemi non ce ne sono. Se dopo ci sono degli equilibri da risolvere tra i due presidenti, non è compito mio metterci bocca. Io vorrei parlare della partita di Pontedera. Faccio solamente, apro e chiudo una parentesi. Ovviamente tutta questa gran cassa è venuta fuori perché si giocava un derby contro il Siena. Insomma, no, ma io infatti... Per noi è una partita... Dissi in conferenza che la cosa che mi dispiaceva di più era per la gente. La delusione, però insomma saremo tutti a Pontedera con qualcosa di amaranto addosso. Ecco, volevo chiederti se... questo fatto di giocare sul terreno sintetico può essere uno svantaggio? Un vantaggio no, di sicuro, per la tipologia di squadra che siamo. Non è un caso se le partite un po' più sporche le abbiamo fatte sempre su campi sintetici. Completamente diverso il rimbalzo della palla, quello che può succedere, insomma, la partita cambia rispetto a un campo d'erba. Ci adeguiamo, tentiamo comunque di fare la nostra tipologia di calcio, perché se volessimo fare qualcosa di diverso non ce l'abbiamo nel DNA, quindi diventa difficile, o sarebbe troppo facile, che in base a che campo c'è o che situazione c'è,
avessimo un'elasticità tale da essere efficienti sempre e comunque, invece probabilmente qualche difficoltà nel palleggio la possiamo trovare, tentiamo di fare la nostra partita. Sì, torniamo a giocare, che poi è il modo di cancellare una cosa che però rimarrà nella storia. E questo rimane... C'ho tante cose che rimangono nella storia. Rimarrà nella storia, quindi la ricorderemo anche con piacere. Perché no, oddio, è... quello non lo so, però la ricorderemo anche sicuramente. Rimarrà negli annali, cioè poi che l'attualità, la cronaca passa, la storia no. Ma al di là di questo ragionamento, chiudiamola veramente, parliamo anche di calcio. Ecco, Pontedera, secondo che approccio... diciamo da un punto di vista proprio della disponibilità dei giocatori, ecco, sono tutti a posto? No, non abbiamo Luciani per influenza, quindi sono 4 giorni che è assente, non lo recupero per la trasferta di domani, gioca un altro, non c'è problema. Per il resto sì, abbiamo recuperato a piena efficienza pure giocatori come Belloni, quindi soluzioni per la squalifica di Buglio ce ne abbiamo a sufficienza. Hai problemi d'abbondanza in questo senso? Sì, ho tante scelte che posso fare, ecco. Penso che sia in questo momento qua essenziale che io recuperi i giocatori che mi possono spostare le sorti delle partite, quindi vediamo le soluzioni adottare. Ecco, loro hanno qualche problema anche loro, credo, con qualche infortuni, ecco. A parte lo squalificato che è Caponi, insomma, o sbaglio? Sì, però al di là di questo, alla fine Pontedera è stata una squadra che ha fatto un cammino eccezionale per come è partita, quindi dal punto di vista morale stanno bene, perché vengono dalla serie di risultati positivi, diventa una partita equilibrata, andiamo in trasferta, c'è il campo sintetico, veniamo da un 3-3 che comunque ci ha dato noia, non dobbiamo avere... la percezione di voler andare in campo e voler risolvere tutto e subito, perché le partite poi vivono su equilibri e su dettagli, anche sulle partite che uno non crede, e quindi ci va calma e sangue freddo. Sì, no, al di là di tutto, la formazione, poi io passo il microfono perché dico, ma il dubbio è lì, no? Nel mezzo al campo, se giocare con il trequartista o se facendo, cioè, diciamo che se no è un trequartista un po' anomalo, no? Stesso dicesti di può giocare anche da mezzala, sì. Quindi inserendo o Belloni o appunto Rolando. Oppure continuare con il solito, cioè abbiamo trovato l'altro insomma per strada che non mi viene in mente. No, in mezzo al campo c'ho Remedi, c'ho Benucci, esatto. C'ho Tassi, se non tanti Tassi, ecco, questo è il problema, cioè, a parte sì, no, non è un problema. Penso che alla fine metterò in campo il giocatore che prima di cominciare la partita credo che mi possa spostare le cose. Sì, un atteggiamento più offensivo o più... Sì, alla fine le caratteristiche dei giocatori sono differenti, è pur vero che sia Belloni che Rolando quando vanno a interpretare il ruolo dei tre quarti sono due giocatori generosi, quindi non ho la paura che possa essere una squadra squilibrata. Alla fine... col Pontedera all'andata facemmo una delle nostre migliori partite, in campo c'era Basit, Buglio, Foglia e Belloni, credo da tre quarti, quindi non cambia niente. La squadra non deve aver paura di pensare di essere troppo offensiva o squilibrata. L'unico messaggio che non voglio dare io ai giocatori è un messaggio presuntuoso. Abbiamo vissuto tutta la stagione su grande continuità di risultati e su grande equilibrio. La squadra deve mantenere questo equilibrio mentale qua. Se noi pensiamo, ora il mercato di gennaio ci ha portato 5 giocatori nuovi, ma come vi dissi quando chiuse la sessione di gennaio, abbiamo fatto degli innesti non di nomi altisonanti, ma soltanto con caratteristiche che ci potessero servire. Quindi non è che prima del mercato... io pensassi che l'Arezzo potesse fare A e dopo il mercato penso che l'Arezzo possa fare Z. Pensavo la stessa cosa uguale, oggi siamo più grassi nella possibilità di cambiare e non avere grandi squilibri. Siccome sento che ora siamo da primo posto, il campo ha detto che lo eravamo pure prima del mercato di gennaio, ma non lo dice la carta o i giocatori che compriamo, lo dicono le prestazioni dei giocatori. Se noi oggi perdiamo quello che ci ha trascinato fino ad oggi siamo dei pazzi furiosi
ho l'impressione che ci sia un po' d'aria arrogante, non mi piace. Noi dobbiamo fare quello che abbiamo fatto fino adesso e mettere il piede sull'acceleratore, perché oggi se siamo terzi e qualora cancellassero la propria Piacenza saremmo un punto da Pro Vercelli, dobbiamo fare di tutto per rimanere là con le caratteristiche che però ci hanno contraddistinto fino ad oggi. Noi, se noi pensiamo che è chiuso il mercato, ora siamo una squadra ringalluzzita, siamo forti, siamo una cagata grossa che non dobbiamo fare. Rolando si è visto benissimo, no? Che è un giocatore già pronto. Ecco, Sereni e Butici, no? A che punto sono? Ma sono due ragazzi che abbiamo preso perché sapevamo che tipo di apporto potessero darci. Uno viene a sostituire Valutti, che è un ragazzo che non ha giocato tantissimo per svariati motivi nel girone d'andata, un giocatore esperto, secondo me, su squadre che vogliono tentare di fare un certo tipo di campionato servono. Butici al contrario, invece è un giocatore giovane, non deve essere caricato di aspettative che non gli spettano, perché deve avere la tranquillità e la serenità di poter esprimere quello che sa fare senza nessuna pressione o con la pressione giusta che gli serve. Non ci aspettiamo che da qua al 5 di maggio faccia 15 gol, ci aspettiamo che, come hanno fatto gli altri, dia il suo apporto. Ecco, ecco Alessandro, fra il fatto che quasi sicuramente non si giocherà la propria scelta quando ad aprile, no? Vedendo il calendario, lei se deve fare, credo sia un record negativo. Dopo ho appena parlato di record negativi. No, che non dipende dalla vista, chiaramente, questo, ma dipende da altri fattori. Devi fare tre partite più fuori casa. Devo fare tre partite in più fuori casa? Tre partite in più fuori casa. Nel senso che la Lezza ha dimostrato di far bene sia fuori che in casa, però è normale che in casa ha fatto più punti, quindi qualcosina sposta gli equilibri sulle altre parti più fuori. Beh, se una squadra che vuole tentare di stare in alto deve costruirsi, ho sempre detto, le proprie fortune tra le mura amiche. Però è anche vero che devi fare più di qualche colpo fuori casa. Ora dobbiamo trovare una certa continuità fuori casa, che comunque sia danni grossi non abbiamo mai fatti, però è chiaro che adesso le partite si assottigliano, ora il tempo per rimediare non ce n'è più, quindi dobbiamo tentare di interpretare ogni partita come fosse l'ultima, che sia ad Arezzo che sia fuori casa. A questo punto la stagione non fa grande differenza. Piuttosto a questo proposito, la propria scienza e la situazione del Cuneo e Lucchese, che è tutt'altro che sicura, potrebbe invece spostare molto, diciamo, la fine di stagione senza retrocessioni, evidentemente, quindi più che fuori casa o in casa conterebbe più questo aspetto. Sì, questa è una cosa che può influenzare non solo noi, tutti. Se dovesse scomparire soltanto la propria scienza, il margine è leggero, se dovessero scomparire tre squadre è una lacuna grossa, secondo me, su questo campionato, anche in termini di punteggio, anche se poi alla fine va di pari passo, quindi sono tre squadre in meno e tre partite in meno, i punti che servono logicamente scendono per gli obiettivi, però insomma, siamo in attesa di vedere che succede. Salve mister, deve concedere però una parentesi, lei è stato chiaro fino a qui, non solo deve concedere una parentesi sulla diatria del presidente con Anselmi, perché sembra che tutto sommato in questo campionato si sia sforato il budget iniziale. Sì. Ma questo si può intendere che il presidente vuole stringere i tempi per arrivare prima in Serie B? No, perché il budget è stato sforato, il pezzo grosso del budget è stato sforato il 31 di agosto, quindi a chiusura del mercato di agosto ci siamo trovati con magari una rosa più ampia di quello che pensavano. Poi io non sto là a scendere sui dettagli del resto del budget, io posso parlare solo dei giocatori che ci abbiamo a disposizione. È anche vero che Ermanno l'ha spiegato un sacco di volte, quindi tutto quello che è stato fatto l'ha fatto con tanti giocatori di proprietà, su una società che i giocatori di proprietà non ne aveva, e tutto quello che va dicendo, questo, ripeto, non è il mestiere mio, non lo so neanche fare, quindi lui l'ha fatto, è molto più ferrato di me, però non perché ci fosse, secondo me, in previsione un accorciare i tempi. Ti dico una roba in più, però questa la penso io penso che i programmi nel calcio non si possono fare, si può tentare di fare cose fatte per bene nel calcio. Pensare che una società dica
allestiamo una rosa, poi l'anno prossimo la miglioriamo e facciamo tot, poi la miglioriamo e andiamo in B. Se facessero così tutti quanti vanno in B, invece in B non ci va nessuno, o meglio se ne va uno solo, perché nel calcio mi piace pensare che il calcio sia una forma d'arte, c'è una palla che rotola, quando c'è una palla che rotola può succedere qualsiasi cosa, vedo difficile fare una previsione del genere. Io credo che una società accorta come è stata la nostra fino ad oggi abbia allestito una rosa dal niente competitiva, non ci aspettavamo né noi né la società che la rosa fosse così competitiva, questo va esclusivamente a merito dei giocatori perché hanno dimostrato fino ad oggi di potersi meritare la posizione di classifica che abbiamo, però detto questo i nostri giocatori rimangono con Brunori che arriva da eccellenza Serie D, con Serotti che arriva da Serie D, allora io dico che se perdono un pochettino a Trebisonda facciamo un danno e io invece credo che la carriera di un calciatore e la carriera di un allenatore siano brevi e io non voglio perdere tempo, non lo devono perdere nemmeno i miei giocatori. Infatti ieri ne sono state presentati quattro che immagino che sono arrivate ad Arezzo con l'intento di ritagliarsi un posto da titolare in una squadra già ben consolidata. Sì, è normale che ogni calciatore abbia all'interno del gruppo comunque l'ambizione di ritagliarsi un posto da protagonista. È competizione sana che c'è nello sport di squadra, come avete messo in risalto perché ve l'ho fatto notare, a loro ho già detto che oggi se Cutolo, così prendo il capitano, fa 5 minuti invece che 90 non succede niente, l'importante è che l'obiettivo comune nostro sia chiaro a tutti e sia sotto gli occhi di tutti, poi è chiaro che oggi il calciatore è un'azienda personale e tende a fare per sé, non ci dobbiamo dimenticare che è comunque all'interno di un gruppo vasto, quindi ci sono gli interessi primari. Sulla formazione, si può parlare di un ballottaggio Salifu-Basit domani? Può essere. Prego. Quanti sono i dubbi reali per domani a quest'ora? Ma uno c'è sul terzino destro, nel senso che c'ho sia Zappella che Borghini che possono prendere il posto di Luciani che non viene convocato. In mezzo al campo c'ho l'assenza di Buglio che è squalificato e ci abbiamo avuto Sali che comunque ha saltato un paio di giorni perché gli è nata la figlia. Però non sono preoccupato. Secondo me il nostro centrocampo era già forte prima del mercato, oggi è ancora più forte, quindi ho anche guadagnato un giocatore come Rolando che può fare il tre quarti in qualche soluzione di partita, non sono preoccupato, qualcosa di buono qualitativamente parlando lo metto in campo ugualmente. Per recupero stare fuori. Beh, è un giocatore che dal punto di vista dell'esperienza non c'entra niente con questa categoria, un giocatore che deve solo riprendere efficienza fisica perché comunque oggi non è ancora al 100% delle sue possibilità, magari non ci tornerà più per la serie di infortuni che ha avuto, ma in questa categoria qua uno come Salifu gli basta pure stare al 70% per fare grandi cose, però lui non deve perdere quello che ha recuperato nel corso del tempo, deve continuare ad allenarsi e star bene e quando avrà la possibilità di giocare giocherà. Abbiamo comunque Basit che secondo me è in ottime condizioni fisiche, spero che sia per questo scorcio di stagione anche ringalluzzito dalle voci di mercato che l'hanno coinvolto in modo positivo. Andiamo avanti tranquilli. Grazie. Posto? Grazie mille.